Presunte irregolarità per la percezione del reddito di cittadinanza, sequestro di beni eseguito dai carabinieri. Nel recente passato la stazione carabinieri di Sant'Onofrio è stata particolarmente impegnata nel contrastare condotte fraudolente ai danni dello Stato, con particolare riferimento all'accertamento di presunte irregolarità nella percezione dei emolumenti e contributi destinati alle fasce più povere della popolazione. Le attività coordinate dalla Procura della Repubblica non si sono esaurite con la segnalazione dei presunti illeciti, ma sono state oggetto di appositi approfondimenti disposti dal procuratore Camillo Falvo, che ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia l'emissione di decreti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili, anche per equivalente, per ora nei confronti di due fra i soggetti segnalati, al fine di recuperare e congelare le somme che si presumono indebitamente erogate. Il provvedimento eseguito dai carabinieri di Sant'Onofrio prevede infatti la possibilità, nel caso in cui non siano più disponibili le somme elargite, di procedere al sequestro di altri beni nella disponibilità degli indagati, sino al raggiungimento di una cifra pari a quella che si presume illecitamente percepita. Nel caso in questione sono stati sottoposti a vincolo un'autovettura del valore di 17.000 euro ed un immobile cui prezzo di mercato si aggira intorno agli 11.000 euro. Per Teleionio, Bruno Cirillo. Pistola e droga trovati dalla polizia gioiosa ionica. Una pistola, sostanza stupefacente e vario materiale sono stati sequestrati dalla polizia gioiosa ionica nell'ambito di un'attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di armi e sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso dei controlli, personale del commissariato di polizia di Siderno, coadiuvato dall'unità cinofile dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Reggio Calabria, hanno trovato in diverse aree prive di recinzione una pistola calibro 7,65, una confezione di SIM per cellulare e due confezioni da 50 munizioni calibro 22. Negli stessi terreni sono stati rinvenuti 68 grammi di hashish, 87 grammi di marijuana, 93 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione e due confezioni di sostanze da taglio di tipo mannite, per un peso complessivo di 100 grammi. A seguito di tale attività sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari personali e veicolari. Sono in corso ulteriori attività di indagine per identificare i soggetti coinvolti del ritrovamento, è stata informata l'autorità giudiziaria. Per Teleionio, Salvatore Condito. Un segno di speranza inaugurato a Davoli, Casa Roella. Inaugurato a Davoli Casa Roella, un segno di speranza. Sarà un centro di accoglienza per minori non accompagnati, gestito dal Comune in collaborazione con la Fondazione Città Solidale Ollus. Ospiterà attualmente 16 giovani, seguiti da un'equipe di professionisti del comprensorio. Continua, evidenzia il sindaco Giuseppe Papaleo, il nostro percorso di lavoro nelle politiche sociali, che vedrà nei prossimi mesi sorgere nuovi servizi ed opportunità di lavoro nel comune di Davoli. Buona amministrazione per noi non è solamente puntare sulla realizzazione di opere pubbliche. Crediamo infatti sia edificante volgere lo sguardo e l'attenzione verso gli ultimi, praticando accoglienza e integrazione in tempi così complessi. Oggi è un bel giorno per la nostra comunità. Benvenuti a tutti i giovani. Davoli è terra d'accoglienza solidale. Andiamo avanti insieme. Oltre al primo cittadino presente tra gli altri, l'arcivescovo di Catanzaro Squillaci, Claudio Maniago, e padre Piero Puglisi, presidente di Città Solidale. Per Teleionio, Salvatore Condito. Continuano a Chiaravalle i riti religiosi in funzione della Santa Pasqua. Venerdì di Passione in Chiesa Matrice, che ha visto una prima parte nella quale si è vissuto il terzo momento, la chiamata di Maria. Il parroco Don Roberto ha sottolineato questo momento partendo da uno dei tanti fatti realmente accaduti, in cui una madre sacrifica tutta se stessa per i figli, sottolineando che una mamma non li abbandona mai. Ognuno di noi adulti deve educare i bambini verso l'amore incondizionato verso il prossimo. La Madonna accoglie i bambini persi nel mondo e dimenticati dal mondo. Un giorno loro ci giudicheranno sul nostro amore, ha concluso Don Roberto. Alle 21 poi un clima di assordante silenzio e di grande devozione, con la presenza di molti fedeli. Si è svolta la processione di Gesù morto e di Maria addolorata per le vie della città.
Venerdì Santo ad Amaroni, la chiamata della Madonna strappa le lacrime ai fedeli. Anche ad Amaroni i riti pasquali, grazie a questa decisione dei vescovi per lasciare libere le nostre tradizioni, don Roberto. Ecco, finalmente, dico io, grazie davvero alla Conferenza Episcopale Italiana, grazie a Monsignor Maniago, perché ci hanno dato delle direttive da seguire, sempre nel distanziamento, rispettando un pochettino quelle che sono le norme anti-Covid. Finalmente ci siamo riusciti ad organizzare, ecco, i riti e le tradizioni della Settimana Santa. Riti e tradizioni che ci accompagnano in questo cammino bello che faremo insieme. Abbiamo iniziato già Domenica delle Palme con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, proprio come comunità di Amaroni. Io inizialmente ho fatto una riunione con le associazioni, con i gruppi parrocchiali per stilare un programma. E abbiamo iniziato proprio lì a Casa Maria alle 10:30 con la benedizione all'aperto delle palme, ecco come si faceva una volta. Dopo, Si è proseguito dopo? ecco, da lì siamo andati a mettere una croce di ulivo come si faceva anticamente, sempre nell'itinerario che poi ci ha portato fin qui in parrocchia dove abbiamo celebrato l'Eucaristia, ho celebrato l'Eucaristia con la lettura del Passio, con tantissima, ecco, devo dire, tantissima partecipazione. Finalmente il primo anno, perché l'anno scorso, ecco, d'altronde l'anno scorso è il mio primo anno qui ad Amaroni, però è il primo anno con il via dei riti e delle tradizioni. Ieri c'è stata la lavanda, dei piedi. Sì, un bel momento al Cenacolo, con il Signore Gesù, proprio l'istituzione dell'Eucaristia. Ho fatto la lavanda dei piedi, sempre rispettando quello che ci hanno detto i nostri vescovi, rispettando con le dovute precauzioni, sempre per quanto riguarda anche la lavanda dei piedi, perché i 12 discepoli erano rappresentati dai papà dei bambini di prima comunione di quest'anno. I bambini che faranno la prima comunione, i papà hanno fatto i discepoli, perché si faceva anticamente così e quindi ho mantenuto la tradizione. E questa sera la chiamata alla Madonna. E questa sera la chiamata della Madonna, i tre momenti che faremo insieme alla comunità, ecco, è la mia prima chiamata qui ad Amaroni, l'ho fatta per ben 17 anni lì nella comunità di Staletti. I tre momenti, i momenti della croce, i momenti del secondo momento, l'Ecceomo, il crocifisso, la consegna del crocifisso al Vieni, alla Beata Vergine Maria, la chiamata proprio della Madonna, Vieni Maria. Attualizzerò la parola di Dio nel contesto storico, nell'oggi della storia, in modo particolare in questo momento segnato dalla sofferenza. Io dirò: uomo, Amaroni, rialzati. Ecco, rialziamoci da questo momento di prova e mettiamoci subito alla sequela di Cristo, proprio per vivere quello che è la passione, il dolore di un Dio che ci ama di amore infinito. Quel Dio ha mandato suo figlio e suo figlio ha dato la vita per ciascuno di noi. Questo, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E il filo conduttore di questa catechesi sarà l'amore, dalla creazione che Dio crea l'uomo ad immagine e somiglianza, e Dio manda il suo figlio per amore, quindi crea l'uomo per amore, manda il suo figlio per amore, dà la vita a noi per amore è presente nell'Eucaristia. La Beata Vergine Maria, addolorata, io voglio pregare per tutte le mamme addolorate, mamme che hanno perso figli, mamme che hanno, ecco, perso mariti, che stanno vivendo momenti di prova, le mamme della guerra, le mamme, ecco, che vivono il dramma della guerra, il dramma a volte di quelle croci quotidiane che nessuno è esente a questa croce, ma la croce ci salverà, perché la croce, ecco, vedete, la croce è molto importante per il cristiano. La croce, ecco, non dobbiamo fermarci soltanto alla croce, ma la croce ci porterà a vedere con occhi nuovi la Pasqua del Signore, la risurrezione. E darò anche una linea di speranza in questo mondo disperato, dove l'uomo ha perso la speranza. Dio è la nostra speranza. La Madonna, che
il Signore Gesù, questo giorno assai solenne, ma in modo particolare la Pasqua. Il messaggio d'augurio da parte di Don Roberto Coropi, non solo alla comunità di Amaroni, ma a tutti i cittadini di tutta Italia e dell'estero. Sì, è un messaggio appunto di speranza. Mi rivolgo ad Amaroni, ma ad ogni uomo. Un messaggio di speranza. Cristo è la nostra speranza. Non ci siamo fermati al Venerdì Santo, alla croce, ma il Signore Gesù è risorto. Quindi un messaggio ad aprire, come diceva Giovanni Paolo II, mi piace citarlo, San Giovanni Paolo II, aprite le porte del cuore al Signore Gesù. Noi dobbiamo spalancare, come si è aperta la porta del sepolcro e lì proprio in quel momento risorge il Signore, noi dobbiamo aprire la porta del nostro cuore, perché il Signore Gesù viene dentro la nostra vita, il Signore Gesù è vivo, il vivente, è risorto. E quindi un messaggio di amore per ciascuno di noi a vivere ogni giorno il nostro cristianesimo di azione per essere, nonostante le difficoltà della vita, vedete, nonostante le difficoltà della vita, essere quei cristiani belli, quei cristiani innamorati del Signore Gesù, perché il Signore Gesù vive, è presente, oltre che nell'Eucaristia, è presente nel povero, nel sofferente, è presente in tutti gli uomini di buona volontà, in tutto l'uomo, perché Dio crea l'uomo per amore e l'uomo a sua volta deve amare. Quindi buona Pasqua di risurrezione, una Pasqua di luce per le vostre famiglie, la luce del risorto, la luce di quel Signore Gesù che ci dirà: io sono con voi. Quanto? Tutti i giorni. Fino a quando? Fino alla fine del mondo. E non dobbiamo temere nulla. Il Signore Gesù dirà a ciascuno di noi: fidati di me, fidati di più di me, perché io, dice Gesù, sono con te. E ritorniamo un giorno indietro, andiamo a vedere la lavanda dei piedi ad Amaroni. Oh, yeah.
Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. PD, Irto si dimette da capogruppo, al suo posto Bevacqua. Il gruppo consigliere regionale del Partito Democratico ha ratificato le dimissioni del capogruppo Nicola Irto e designato all'unanimità Domenico Bevacqua come suo successore. Una scelta che Irto aveva già annunciato al momento della sua elezione a segretario regionale per dedicarsi a tempo pieno alla riorganizzazione del partito in Calabria. C'è la necessità, ha detto il segretario, di un impegno totale sia in segreteria regionale che alla presidenza del gruppo consiliare. Per questo mi sono dimesso da quest'ultimo ruolo, affidandolo insieme ai colleghi consiglieri a Domenico Bevacqua, che già nella scorsa legislatura aveva guidato il gruppo regionale. La rigenerazione del Partito Democratico della Calabria è l'obiettivo che mi sono dato candidandomi alla segreteria. Mi dedicherò con molta attenzione al suo raggiungimento. Parco delle Serre registra la rosa di 5 nomi, tra i quali sceglie il presidente. Dopo 3 lustri il Parco delle Serre potrebbe tornare ad avere un presidente e quindi una guida scaturita dalla volontà del territorio ed operante in sinergia con un consiglio direttivo. Nei giorni scorsi si è svolta l'assemblea della comunità del parco, durante la quale è stata effettuata la votazione per l'indicazione dei 5 nominativi da inviare al presidente del consiglio regionale per la nomina. L'esito della scelta dei sindaci, effettuato dopo una discussione preliminare ritenuta maggiormente legittimante rispetto a una mera designazione per via telematica, sembra esplicitare l'intenzione di seguire la linee decise in sede regionale. L'attuale commissario Alfonso Grillo ha infatti ottenuto il maggior numero di preferenze, 21, riscuotendo il favore di quasi tutti i rappresentanti degli enti presenti alla riunione, che avevano più opzioni di preferenza. Fanno parte della rosa di nomi che sarà inoltrata a Palazzo Campanella anche Giuseppe Iervasi, Giuseppe Pellegrino, Giuseppe Magri, Gregorio Paglianiti. Al nuovo presidente toccherà il compito di gestire la fase di programmazione e realizzazione degli interventi di rispetto e preservazione dell'ambiente e di sviluppo sostenibile in una fase non semplice, contraddistinta dalle incertezze sociali e finanziarie determinate dal contesto post-Covid e dalla conseguenza della guerra in Ucraina. Inoltre resta aperto il tema della dotazione organica. Continuano ad essere pochissimi i dipendenti dell'ente, ciò ha finora inciso sulla funzionalità del parco. La scarsità di risorse economiche degli anni passati ha probabilmente imposto questa limitazione, che dovrà essere superata anche per dare al parco l'immagine di un'istituzione presente, riconoscibile e pienamente operativa. Va soprattutto portata avanti un'attività di valorizzazione dei marchi e dei prodotti locali, in grado di promuovere un'economia sana basata sulla promozione dei prodotti naturali e sulla specificità del territorio. Per Teleionio, Salvatore Condito. Emergenza cinghiali anche a Capistrano. Pisani, un responsabile tecnico per verificare i danni e consentire risarcimenti. Sentieri distrutti, terreni devastati, ortaggi annientati e colture sempre più minimizzate. Sono innumerevoli i danni causati dagli ungulati che colpiscono in particolar modo le piccole aziende e i coltivatori diretti, senza contare gli incidenti stradali con pericolo per le persone e vetture spesso distrutte. L'unico argine è stato quello posto con i selettori, ma si è rivelato debole e insufficiente. Per questo l'assessore comunale Antonio Pisani ha proposto di raccogliere le firme e mettere al servizio della cittadinanza un responsabile tecnico che, giungendo sul posto, possa accertarne i danni periziandoli, in modo da poter successivamente avviare l'azione giudiziale e consentire il risarcimento nei confronti dei soggetti interessati. L'iniziativa punta a rappresentare un sostegno concreto per i cittadini alle prese con un'emergenza alla quale non è stato posto adeguato riparo e che potrebbe essere seguita anche da altre realtà territoriali. Evento organizzato senza autorizzazioni in locale a Reggio, sanzioni per 8.000 euro. Nell'ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione del fenomeno della somministrazione di bevande alcoliche a minori, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Calabria ha effettuato un controllo presso un noto locale reggino, sito nel quartiere di Arghillà. Nel corso del sopralluogo il personale della Polizia di Stato ha constatato la presenza di una struttura all'interno della quale era stata predisposta un'ampia piattaforma adibita a pista da ballo, con impianto audio e luci in piena funzione, affollata da un migliaio di persone circa, per lo più ragazzi, che ballavano assistendo allo spettacolo di un noto cantante italiano. Dagli accertamenti esperiti, anche per il tramite degli uffici comunali competenti, è stato riscontrato come l'evento organizzato fosse sprovvisto delle previste autorizzazioni e la struttura allestita del tutto priva delle minime prescrizioni in materia di sicurezza, anche afferenti la normativa antincendio.
Ad esito dell'attività svolta, il titolare del locale è stato deferito all'autorità giudiziaria per i reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo trattenimento e per l'assenza di certificato di prevenzione incendi e sono state altresì elevate sanzioni amministrative per un importo totale di circa 8.000 euro per diverse violazioni, tra cui l'attività di somministrazione alimenti e bevande senza autorizzazione e la violazione delle vigenti normative anti-Covid. 'Ndrangheta, processo mandamento ionico, 29 condanne e 4 assoluzioni. Si è concluso con 29 condanne e 4 assoluzioni lo stralcio del processo mandamento ionico che si è celebrato con il rito abbreviato e che è nato nell'inchiesta della DDA di Reggio Calabria, che nel luglio 2017 aveva portato all'arresto di 168 persone. Si trattava di soggetti accusati di reati come associazione mafiosa, tentato omicidio, sequestro di persona, rapina, traffico di droga, trasferimento fraudolento di valori, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio, truffa, frode nelle pubbliche forniture e turbata libertà degli incanti. Tutte accuse queste aggravate alla finalità di agevolare l'organizzazione mafiosa. La sentenza, arrivata nell'aula bunker dove la Corte d'Appello di Reggio Calabria, presieduta dal giudice Olga Tarzi, ha sostanzialmente confermato le condanne che erano state inflitte in primo grado, rideterminando alcune pene. La pena più pesante, 25 anni e 2 mesi di carcere, è stata inflitta a Francesco Cataldo. Antonio Cataldo, di 66 anni, invece è stato condannato a 20 anni e 8 mesi di reclusione. Gli altri imputati sono stati condannati a pene che vanno dai 5 mesi e 10 giorni ai 14 anni di carcere inflitti a Rocco Morabito. Sono stati assolti invece l'avvocato Pino Mammoliti, Pasquale Barbaro, Giovanni Andrea Cuzzilla e Lorenzo Domenico Stelitano. Le indagini dei carabinieri sulle cosche della Locride erano state coordinate dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, che aveva consentito di ricostruire le dinamiche delle principali famiglie di 'ndrangheta della provincia. Le motivazioni della sentenza saranno depositate dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria entro 90 giorni. Per Teleionio, Salvatore Condito.